grande onore trovare in questa sala insieme a tutte le mie sorelle venute da lontano. Io sto qua in Italia da 23 anni, da 33 anni, scusate, praticamente attuale presidente delle donne, Associazione Donne Capoverdiane in Italia. Praticamente noi siamo i primi immigrati stranieri qua in Italia, siamo qua dal 1960, praticamente il 23 gennaio del 1960. E tuttora ancora combattiamo per avere, diciamo, la pari opportunità in questo paese. E, però noi, quando siamo arrivati qua con una meta precisa, quella di lavorare per noi, anche per le nostre famiglie d'origine e anche i nostri figli. Oggi ancora ci troviamo qua, dopo tutti questi anni, con la seconda generazione, anzi, stiamo già andando verso la terza e già quasi quattro generazioni, ancora stiamo combattendo per la piccola problematica della cittadinanza, ma questo lasciamo un altro settore. Io oggi dentro questa sala vorrei soltanto dirvi che dopo tanto tempo, come ha detto la signora prima, non mi ricordo il nome, di dare l'opportunità di svolgere e di crescere nel proprio paese. Io sono molto d'accordo, perché di recente l'associazione OMCV, insieme facendo rete con le altre associazioni, perché oggi soltanto facendo rete si può crescere, perché da solo non va da nessuna parte, abbiamo avuto la possibilità di un bellissimo progetto in Capo Verde, di un media center di computer per le giovani seconda generazione. E la cosa più bella è quando i giovani di Capo Verde è stato qua per la chiusura del progetto, loro hanno espresso che per loro l'immigrazione è sempre stato un sogno, una meta da raggiungere, però dopo questo progetto oggi loro si sente libero e orgoglioso di restare nel proprio paese, perché loro hanno capito, perché stando anche dentro il paese sei qualcuno e puoi anche esprimere i tuoi desideri, anche i tuoi sogni laggiù si realizza. Io penso che tutti uomini e donne di tutto il mondo, quando c'hai un sogno, quando c'hai un sogno, cerca di realizzarlo, di portarlo avanti, perché a volte i sogni si realizzano, e io ho la prova. Grazie.